La notizia era già nell'aria da un po', ma adesso è arrivata l'ufficialità. The Last of Us 2, è stato rimandato, a data da destinarsi e non sappiamo quando uscirà. Sony e Naughty Dog hanno dato l'annuncio da poco e diciamo che la notizia non è stata accolta benissimissimo, per quanto si sia ostentata una certa indifferenza e una certa comprensione del problema, la realtà è che sul web la gente sta dando di matto e per certi versi bisogna anche capirla perché The Last of Us Part 2 è stato già rimandato una volta, il lancio era stato posticipato al 29 maggio e adesso concretamente non sappiamo quando lo potremo finalmente toccare con mano. Una brutta notizia in questo momento perché comunque il fatto che non sia stata data neanche una vaga indicazione temporale di quando il gioco sia stato poi riposizionato sul calendario di Naughty Dog lascia un po' di angoscia per certi versi. La situazione è chiaramente al di sopra delle nostre possibilità e di quelle di Naughty Dog, che evidentemente non riesce a completare diversi aspetti dello sviluppo in smart working. Ed è ovvio che una compagnia come Naughty Dog, capeggiata peraltro da Sony in questa fase, non voglia e non possa bruciarsi un'uscita come quella di The Last of Us Part 2 con fretta, semplicemente per centrare la data di lancio annunciata precedentemente. Però posso dire una cosa che secondo me, magari non lo so, risulterà sgradevole, ma la devo dire. Ho la sensazione che non stessero aspettando altro che una scusa per poterlo rimandare. Questo non vuol dire che abbiano in qualche modo sfruttato il momento di crisi globale per, ma semplicemente che non gli sia andata poi tanto male, perché nell'ultimissimo periodo era chiaro che lo sviluppo stesse avendo qualche piccolissimo rallentamento, cioè rispetto a quando di solito ci si avvicina al lancio di un prodotto così importante, stavano arrivando poche notizie. Ancora prima che scoppiasse tutto il casino che ben conosciamo. Di conseguenza si aveva la sensazione che un rinvio potesse comunque arrivare. Diciamo che la crisi globale è stata un po' la goccia che ha fatto traboccare il vaso e che ha condotto Naughty Dog a una scelta inevitabile. Ecco, questo è il concetto che vorrei chiarire. Non è che hanno preso come scusa, per dire, ah, ci lavoriamo un po' di più. No, è semplicemente che secondo me ci poteva probabilmente già essere qualche rinvio nell'aria e che attraverso questa questione si è concretizzato, ecco, ha preso forma in maniera un po' più definitiva. E quindi la grande domanda che tutti si pongono è questa: e quindi con il lancio di PS5 sempre più vicino, che a questo punto resta in dubbio anche quello, quando è lecito presupporre che si possa vedere The Last of Us Part 2? Allora, le cose sono due. O il lancio viene posticipato al l'ultimo trimestre dell'anno, per cui sotto Natale, e quindi settembre, ottobre, novembre come possibile data di lancio, o addirittura dicembre, o addirittura potremmo scavallare ancora. E a quel punto, che cosa succederebbe? Perché questa è la grande domanda che ci dobbiamo porre in questa fase. Cioè, se lo sviluppo si protrae, che succede? Titolo cross generazionale proposto sia su PS5 che su PS4 al lancio? Non lo so, non lo so. Certo è che a questo punto si aprono scenari inaspettati su quello che potrebbe essere il futuro di questo titolo, e potrebbero arrivare notizie particolari nel prossimo futuro. Io, se devo dire la mia, escluderei a priori un lancio in contemporanea con la PS5. Semplicemente perché, non essendo un prodotto per PS5, non so se Sony voglia in qualche modo ostacolare le vendite della nuova console proponendo un gioco per PS4 al lancio della nuova console. Non so se ho reso l'idea. Cioè, l'ipotesi sarebbe percorribile solo ed esclusivamente nel caso in cui Sony dovesse decidere di lanciarlo anche su PS5 in contemporanea. Però, ripeto, non lo so, è ancora tutto nella mente di chi ci sta sopra e non ci resta che attendere e sperare che venga fatta chiarezza sull'argomento nel minor tempo possibile. Sebbene, se vogliamo essere proprio chiari e diretti, è difficile presupporre che possano arrivare novità prima che in America la situazione si risolva. Per cui vedremo, ragazzi, vedremo. A questo punto la palla passa a voi. Fatemi sapere cosa ne pensate, che impressione vi ha fatto questa notizia e soprattutto che cosa vi aspettate a questo punto, perché potrebbe accadere letteralmente di tutto.